Dalle lettere di San Cipriano, vescovo e martire. Mentre lottiamo e combattiamo la battaglia della fede, Dio ci guardano i suoi angeli, ci guarda anche Cristo. Che onore grande e che felicità combattere sotto lo sguardo di Dio, essere coronati da Cristo giudice. Armiamoci, fratelli carissimi, raccogliamo tutte le forze e disponiamoci alla battaglia con animo integro, con fede piena e con virtù solide. Tutte le schiere di Dio avanzino così verso il combattimento che devono sostenere. L'Apostolo ci insegna ad armarci e a prepararci dicendo: cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura i piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace, tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Prendiamo queste armi, muniamoci di queste difese spirituali e celesti, per poter resistere e respingere gli assalti del diavolo nel giorno del male. Rivestiamoci della corazza della giustizia, perché il nostro petto sia difeso e protetto contro i colpi del nemico. I nostri piedi siano calzati e muniti dell'insegnamento evangelico, cominciando così a calpestare e a schiacciare il serpente, non saremo morsi e vinti da lui. Teniamo saldamente lo scudo della fede, perché contro di esso si estingua ogni dardo infuocato che il nemico ci scaglia addosso. Prendiamo anche a protezione della testa l'elmo spirituale, per difendere i nostri orecchi dall'ascolto di parole mortifere, i nostri occhi da immagini detestabili. Sia premunita la fronte per conservare inviolato il segno di Dio, la nostra bocca per confessare vittoriosamente il Signore Gesù Cristo. Armiamo anche la nostra destra con la spada spirituale, perché respinga vigorosamente i sacrifici immondi e, memore dell'Eucaristia, prenda il corpo del Signore, lo stringa in attesa di ricevere poi da Dio il premio delle celesti corone. Queste cose, fratelli carissimi, restino nei vostri cuori. Se mentre pensiamo e meditiamo queste cose arriverà il giorno della persecuzione, il soldato di Cristo, istruito dai suoi precetti e dai suoi moniti, non temerà la battaglia, ma sarà pronto per la corona.